Buonasera e ben trovati a questa edizione di Focus TG. Parliamo di Manuel Bortuzzo e di quanto possa essere serio, coraggioso, pieno di speranze un ragazzo che ha ricevuto una pallottola per errore, che da questa pallottola ha avuto una diagnosi di speranza. Le sue prime parole pubbliche attraverso un audio messaggio. Da parte vostra veramente mi avete fatto emozionare tutti, e se potessi vi abbraccerei uno a uno tutti quanti, e io vado avanti qua adesso per la mia strada e vedrete che torno più forte di prima, e a presto ragazzi tutti quanti, grazie, un abbraccio. Sono pericolosi, hanno sparato per uccidere, con queste motivazioni il giudice per udienza preliminare ha deciso di tenere in carcere i due aggressori, e c'è da dire che anche non è stato rilevato finora neppure un segno di pentimento. Hanno sparato per uccidere e quando hanno capito di essere in trappola hanno ideato un piano per evitare l'accusa peggiore. Individui brutali, il cui comportamento dimostra come, nonostante le dichiarazioni di disperazione di queste ore, non si erano affatto pentiti al momento di costituirsi in questura per gli spari che hanno fatto piombare Manuel Bortuzzo nell'incubo della paralisi. Per Costantino De Robbio, il giudice delle indagini preliminari che ha convalidato il fermo facendoli restare Regina Celi con l'accusa di tentato omicidio premeditato, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano hanno sparato quel sabato sera con un solo scopo: togliere di mezzo il loro bersaglio. Nell'interrogatorio i due giovani di Acilia si sono avvalsi della facoltà di non rispondere perché, ha detto il loro legale, quello che avevano da dire l'hanno detto in questura. A parlare allora è l'ordinanza di custodia cautelare, con frasi inequivocabili. Il tentato omicidio appare inconfutabile, scrive il GIP, essendo stati esplosi numerosi colpi di arma da fuoco verso le parti vitali della vittima, con evidente tentativo di ucciderla e non di ferirla. Gravemente lacunosa, continua il giudice, appare la ricostruzione del movente. Sembra evidente che i due, una volta appreso dagli organi di stampa del ritrovamento dell'arma con le impronte del Marinelli, abbiano deciso di costituirsi provando a circoscrivere la responsabilità al solo sparatore, senza riuscire a fornire però una ricostruzione dei fatti minimamente convincente. Ma non è finita. Per il giudice appare assoluta la pericolosità dei due indagati che, dopo aver programmato un omicidio non riuscito per cause indipendenti dalla loro volontà, hanno poi ideato un piano tendente a garantire almeno parzialmente la loro impunità, dimostrando la tendenza al delitto e l'assoluta mancanza di resipiscenza. Insomma, nessun ravvedimento. È altamente probabile, infine, scrive il GIP, il rischio di reiterazione, perché denota l'assoluta mancanza di controllo e l'estrema pericolosità degli indagati, che non hanno esitato a programmare un omicidio brutale senza apparente motivo, per poi allontanarsi ridendo. Intanto la rabbia aumenta di pari passo con la solidarietà e la vicinanza a Manuel. Ieri a visitare i nuotatori in ospedale è Max Rosolino. Oggi, a sorpresa, è passato al San Camillo il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Una visita privata, trapela dal Viminale, fatta assieme al presidente della Federnuoto, Paolo Barelli. Il ragazzo è tosto, deve reagire, ha detto Salvini, che ha annunciato come domani, in Veneto, assieme a Di Maio, per incontrare i risparmiatori delle ex banche popolari a Vicenza, vorrebbe visitare la famiglia di Manuel a Morgano. Una famiglia che guarda già avanti. Stiamo cercando con la federazione un centro di riabilitazione che potrebbe essere Santa Lucia qui a Roma, che ci vuole accogliere. Adesso faccio da capire, insomma, dobbiamo vedere le carte per capire le entità che danno, insomma, no? Sì, non è facile, sai, ti dico da papà, non è facile iniziare a ragionare in questa forma qua, però d'altronde se non c'era era peggio, insomma, no? E quindi avanti. In tanti stanno mandando messaggi di speranza a Morgano domani sera, anche con la preghiera. I miracoli li aspettiamo tutti, perché il ragazzo è giovane. Quindi però la preghiera, secondo me, sta bene a tutti quanti. Il sindaco di Bagnoli, che ricorderete in prima linea per quanto riguarda i rifugiati, insomma, ha avuto non pochi problemi logistici con il centro sul posto, si muove in sede, diciamo così, europea, internazionale, ottiene un finanziamento per una campagna che dica
ai profughi o diciamo le persone che sono in procinto di partenza dall'Africa di rimanere sul posto. Stop ai viaggi senza speranza, mai più centri di accoglienza sovraffollati come quelli di Bagnoli e Cona per aiutare nei loro paesi d'origine i migranti e far arrivare in Italia solo chi ha la reale possibilità di ottenere lo status di rifugiato, aiutandolo poi a integrarsi. Il comune di Bagnoli si è rivolto direttamente alla Commissione europea e ha vinto un bando, unico caso in tutta Europa, che ha messo a disposizione in 2 anni 700.000 euro per aiutare 250 stranieri. E se questi richiedenti asilo vengono correttamente informati, quindi prima partenza, ma correttamente informati anche di quello che possono fare nel territorio italiano, quello che soprattutto non devono fare, ecco, c'è una coesistenza senza le criticità, le tensioni sociali. Nella pratica vengono individuate le competenze di ogni migrante e la preparazione culturale, poi partono 750 ore di corsi di formazione da lingua e cultura italiana, educazione civica, agricoltura, igiene e salute, esami di terza media, perfino educazione stradale, con la possibilità di ottenere la patente di guida, ma anche solo di evitare di essere travolti lungo le strade camminando al buio. E per convincerli a non partire per un viaggio fatto di violenze e pericolose traversate sui barconi, un videomessaggio viene trasmesso su social e canali televisivi di Niger, Costa d'Avorio, Libia, eccetera, per combattere le partenze illegali. Con messaggi prima della partenza, evitate, non venite in maniera illegale, ma seguite le vie legali, corridoi umanitari piuttosto che permesso di soggiorno per arrivare in Italia, che sono prima di tutto più sicuri, secondo più economici, perché vanno a spendere un decimo di quello che spendono nella tratta degli esseri umani. Secondo, da evitare assolutamente le grandi concentrazioni perché sono fonte di grandissime criticità. In questo primo anno di progetto, per il quale la Commissione europea ha stanziato circa 700.000 euro, 40 richiedenti asilo, la cui domanda è stata accolta, hanno trovato un lavoro stabile. Non mancano mai polemiche, perché non c'è, è inutile negarlo, una condivisione per quanto riguarda ricordi, commemorazioni, sia quando si arriva nella giornata della memoria, sia quando si arriva alla giornata del ricordo, addirittura il 25 aprile. Insomma, ogni volta ci sono delle polemiche di stampo ideologico. Ad esempio, continua a far discutere una manifestazione in programma domenica a Treviso, che è organizzata da un'associazione che è ispirata dai valori della Repubblica Sociale, quella di Salò. Secondo me commettono un reato e noi stiamo anche valutando chi ha dato le concessioni, che possa anche incorrere in un reato di tipo penale. Va giù duro l'ANPI provinciale, che ha appena avuto notizia della manifestazione in programma domenica a Treviso in memoria dei caduti delle foibe organizzata dall'associazione Continuità Ideale, ha scritto a prefetto e sindaco per chiedere che venga vietata e che non vengano concessi gli spazi al corteo. Si dichiarano eredi della RSI. La RSI sono i fascisti di Salò, quelli che hanno torturato, che ne hanno fatte di tutti i colori nel nostro paese, ma anche in Jugoslavia. Una presa di posizione forte, quella dell'ANPI, che spiega come non si sia di fronte ad una libera espressione del pensiero, ma ad una provocatoria violazione della stessa Costituzione, che alla 12ª norma finale vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista. Non solo concedere le piazze, ma anche permettere a costoro di fare una sorta di parata, mi pare una cosa scandalosa. In Italia, quando viene organizzata una manifestazione, viene data comunicazione alla questura e questa la vieta o dà delle prescrizioni nel caso ce ne sia bisogno, spiega il prefetto di Treviso Laganà. Se il questore l'ha autorizzata, o meglio, se il questore non ha posto impedimenti, evidentemente perché non c'erano i presupposti. Dopodiché, se durante le manifestazioni verranno messe in atto condotte che in qualche modo siano passibili di denunce, ovviamente verranno fatte le denunce a chi di dovere. Intanto, per garantire che domenica tutto si svolga senza problemi, stamattina c'è stato un incontro tra lo stesso prefetto, il questore e il comandante della polizia locale di Treviso. Dalla fine della seconda guerra mondiale è inutile negare, come dicevamo prima, che la memoria non è sempre stata condivisa, che c'è una scissione anche in come si intendono le celebrazioni, i ricordi di vari avvenimenti che hanno toccato il nostro paese. Ad esempio, possiamo dire questo accade sia nel ricordo dei martiri di Cefalonia, sia come abbiamo sentito adesso,
adesso per quanto riguarda le foibe. A questo proposito ne parla il procuratore generale presso la Procura Militare di Roma, Marco De Paolis. Le foto sono quelle poche dei caduti di Cefalonia, migliaia di soldati italiani che resistettero ai tedeschi nel 43 facendo il loro dovere di soldati italiani quando la maggior parte delle forze armate si sbandava. Ora sappiamo che quel gesto è una delle pietre fondanti della nuova Italia, ma tuttora entra a fatica nella memoria condivisa di tutti. Lo dice il capo della Procura Militare di Roma, che in uno studio realizzato con Isabella Insolvibile fa il punto sui documenti dell'inchiesta. Beh, c'è molto da fare perché purtroppo penso che non sia sufficientemente adeguatamente conosciuto, come tanti altri fatti di storia della prima e della seconda guerra mondiale, perché sappiamo bene che nei nostri licei la storia contemporanea, ecco, non sempre viene studiato a fondo. L'argomento della memoria condivisa non è quindi, diciamo così, sufficientemente condiviso, e la strage, lungo messa in secondo piano, di Cefalonia e il suo studio sono stati spesso un argomento di polemica politica e storica. È l'argomento che divide, quindi qualsiasi volume che si avvicina a quella materia, che è una materia purtroppo divisa, anche diciamo in parte perché alcune cose non si conoscono a fondo, in parte perché ci sono dei pregiudizi ideologici. Infatti il motivo dell'importanza di quel processo sta anche nel fatto che si vuole scacciare sempre anche il pericolo del negazionismo, perché il negazionismo non è solo quello della Shoah, ma purtroppo riguarda anche questi crimini di guerra. Il metodo di non condivisione è molto simile a quello delle foibe, laddove tutto quello che è trattato con le lenti dell'ideologia non può che risultare divisivo. Provenendo da quel pezzo di storia nella quale l'Italia era divisa, non è facile poi ritrovare una unione su temi così delicati, ecco, forti. Sicuramente l'Italia non ha fatto tutta i conti col passato, diciamo, come forse li ha fatti maggiormente la Germania, però credo che proprio per questo dobbiamo offrire ai giovani soprattutto ai giovani, agli studenti, delle fonti di conoscenza per poter conoscere delle cose che altrimenti, se non si conoscono, non si possono neanche ricordare. Parliamo dell'anno accademico di una delle più antiche università d'Europa, ovvero Padova, subito dopo la pausa.